Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Ragazzi, oggi vi mostro il mio ultimo acquisto. Sono loro. Sono delle valvole per le gomme dell'auto che misurano la pressione. Però ragazzi, una particolarità di questo kit, che era uno dei migliori in questo momento che puoi trovare su Amazon, sotto ti lascio il link, è questa. È una centralina con connessione USB. In poche parole ragazzi, questa, cablandola con l'autoradio deve avere una porta USB, un ingresso USB, ecco. Cablandola scaricando un'applicazione che comunque loro mi hanno dato in pennetta, come hai già visto dalla presentazione, e più questi sono i sensori avanti, dietro, destra, sinistra, suddivise per sigla. Andiamo, ti faccio vedere come si installa. Cerchiamo l'app che si chiama TPMS. Ok, eccola qui, USB TPMS. Abbiamo l'installazione dell'applicazione in attesa del download, un paio di secondi e dovrebbe 8 megabyte, perfetto. Attendere prego, perfetto, connesso ragazzi. E allora i sensori si sono connessi e sta suonando. Sì, sta suonando una sorta di allarmino, che sono i sensori che non sono stati posizionati. Ora devo andare a mettere i sensori. Ok, andiamo a levare il tappeto originale. Dobbiamo mettere innanzitutto una delle quattro rondelle che fungono da spessore. Sono queste ragazzi, queste rondelline. E poi il sensore fronte, rear, ed è una. Stringiamo il controdato dietro tramite la chiavettina. Ok, vado a vedere se l'ha rilevato. Ok, il primo messo. Ok, andiamo a mettere l'altro. Questo è fronte sinistro. Il beep nell'autoradio è finito, perciò in teoria ora li sta rilevando tutte e quattro. Andiamo a vedere cosa ci dice. E infatti tutti e quattro blu ragazzi, funzionano, vediamo. Ok, e allora 2,54, 2,51, 2,54, 2,64.
Dice che questo dietro, lato passeggero, è un po' più gonfio. Impostazioni. Allarme finestra pop-up. Off, on. Allarme sonoro, ok. Allarme alta temperatura. Unità di temperatura gradi. Allarme alta pressione. Ah, posso alzare anche a 2. Mettiamo a 2,2, mi dà il segnale di allarme. Unità di pressione del bar, allarme di bassa tensione della batteria, perché ragazzi, i sensori hanno le batterie 3 volt circa cada una. Allarme errore di connessione, certo. Informazione della versione 1.2.2. Storia, perfetto. Scambio. Ah, se poi quando vai a fare lo scambio delle gomme, perché ogni 8 km in base all'usura dovrai fare lo scambio delle gomme, e tramite questa bellissima app puoi andare a dirgli al computer, all'autoradio, all'app, perché poi alla fine è l'app che gestisce tutto, gli dici come li hai ruotati. Ecco, se quelli davanti li hai passati dietro, clicchi questo. Se invece li hai messi avanti dietro, però a X. Allora ragazzi, vi do qualche informazione in più sulla scheda tecnica. I sensori funzionano ovviamente a radiofrequenza, non c'è un filo per comunicare con l'autoradio, o meglio con l'antennina ricevitore che hai visto prima, che ho connesso tramite USB al mio autoradio. Comunicano a 433 MHz, funzionano da 2,1 a 3,5 volt. Tramite l'app hai visto che c'è anche l'opzione di mettere una sorta di allarme: quando il voltaggio delle batterie scende, te lo segna, così vai a sostituirle. Ok, concentriamoci sull'applicazione. Abbiamo anteriore, posteriore, batteria. Ci dice i bar, ci dice la temperatura e lo stato normale o non normale. Quando è non normale diventa rosso e può bippare anche come faceva prima. Se io vado a mettere l'applicazione in icona, mi dice innanzitutto qui dalle notifiche, mi dà pressione dei pneumatici. Ok, senza aprire l'app. Se per esempio io sto andando a fare un qualcosa, qui mi darà l'allarme. Questo video ragazzi vi è piaciuto? So che è stato breve, però ho preferito farlo piccolo perché appunto era semplice, molto semplice. Sotto trovi link al prodotto e niente ragazzi, ciao e al prossimo video.